Di nuovo insieme per la quarta e ultima parte della nostra terra, puntata numero 5, stiamo parlando di Versiglia e in particolare di imprenditoria femminile, come ci sono Gloria Mantiero e Jenny Volpe, due imprenditrici. Prima di continuare a parlare con loro vi voglio fare ascoltare un'intervista, l'ultima parte dell'intervista con l'assessore provinciale Diego Santi che ci parla un po' del futuro, di quello che secondo lui va fatto in Versiglia per sostenere questo settore. Vediamo. In questa puntata parliamo di Versiglia. Quali sono secondo lei le sfide più importanti per le aziende che si, si insediano in Versiglia? Il florovivaismo, ma ci sono anche altri tipi di, di attività agricole ovviamente. Certo, I temi sono un po' quelli che abbiamo detto finora, riassunti tutti e concentrati in un territorio che poi alla fine è anche abbastanza limitato, quindi grossi problemi di, eh, di, di presenza di terreni lavorabili, eh, chi, le aziende che vogliono espandersi e ce ne sono in Versilia, per fortuna trovano difficoltà a approvvigionarsi, avere dei terreni da lavorare a costi ovviamente ragionevoli. Quindi qui l'urbanistica, lo sviluppo eh, della, de, de, delle, delle costruzioni va sicuramente monitorato e, 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 e va controllato. Eh, Dall'altro abbiamo il problema dell'approvvigionamento dell energetico e qui ritorniamo sul progetto Biomass, molte aziende si sono convertite in questi anni eh, dal consumo di gasolio al consumo di pellet e quindi di energia da fonti eh, rinnovabili e questo sicuramente eh, eh, sarà un fatto positivo, noi cerchiamo ora di creare una filiera locale in modo che si possa approvvigionare con la nostra legna a chilometro, a chilometro zero. E poi sicuramente c'è l'aspetto dell'innovazione nella produzione. Eh, abbiamo delle aziende molto vivaci eh, che riescono a stare sul mercato che hanno delle idee molto, molto innovative, ecco, vogliamo che le nostre aziende possano eh, con l'innovazione di prodotto e soprattutto per le sedie, questo è importante perché l'innovazione nel prodotto da serra è, è ciò che porta la, la possibilità per la nostre aziende di essere eh, diciamo, eh, in competizione corretta con aziende olandesi per esempio che la fanno da padrone in, questi, in questo ambito. Sicuramente l'altro aspetto è e l'ultimo direi importante è quello della commercializzazione. Noi crediamo che eh, ci debba, si debba abbandonare la logica dei mercati eh, fisici come Capannoni in cui si incontra domanda e offerta, ormai tutto si svolge eh, sulla rete e su internet e il commercio dei fiori e delle piante da da serra sicuramente non, non ne fa di meno, quindi, per noi credo sia importante sarebbe importante riuscire a livello regionale a costituire un, un servizio di logistica che consenta a costi bassi alle aziende di poter commercializzare e esportare il prodotto in tempi rapidi e a costi, dicevo, eh, sopportabili. Io credo quindi un'azione eh, da fare con la regione che colleghi magari le infrastrutture eh, ferroviarie, l'aeroporto eh, di Pisa e, e le nostre aziende sia, possa, debba essere la chiave eh, di svolta, quindi creare un, un, un insieme, un servizio alle aziende più che un capannone che poi ha difficoltà ad andare avanti. Eh. Partiamo da questa considerazione perché mentre l'assessore Santi parlava, visto che Jenny, visto che si occupa di florovivaismo, diceva di sì con la testa, lo senti questo discorso? Più che un capannone, quindi un mercato, no? il classico mercato, ci vuole una rete infrastrutturale diversa da questo punto di vista per rimanere competitivi secondo te? Sì, anche perché per trasportare le piante giustamente ci sono dei costi veramente eh. elevati perché... Eh, il discorso si ritorna sul discorso de, del gasolio quindi il eh, certo, e quindi trovare grossi. un accordo appunto per esportare il nostro prodotto e quindi risparmiare sul trasporto sarebbe mm. una buona cosa via. tu in qualche quindi. maniera con la tua impresa stai esportando, magari sei su internet oppure il tuo mercato è locale No, sinceramente stiamo, stiamo lavorando anche per il discorso su internet. È una Sei cosa giovane e quindi magari questa cosa qua la senti. Eh? Sì, sì, si sta cercando di allargare il giro anche su via web. Via. Senti, nella prima parte dell'intervista invece dicevamo, eh, tornava sul discorso Biomass, sul discorso di quello che le imprese devono fare per, tenere, per risparmiare dal punto di vista energetico. Tu dicevi di questo progetto e quindi anche di difficoltà con le banche e tutto quanto. Hai pensato, stai pensando di chiedere comunque dei finanziamenti? Eh sì, 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 ecco, sì quindi sì, comunque sì. sai che ci sono de delle forme agevolazioni, eh, delle agevolazioni, certo, eh. essendo prima cosa donna mm -hmm. giova giovane, quindi ci sono delle mm -hmm. de 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 agevolazioni da questo punto di vista. E da questo punto di vista quindi. credo che la, la federazione a cui si è aggregata, la CIA mi dia una mano importante, sì, no? Perché sì. la regione mette in campo chiaramente i soldi e poi però bisogna andarli a, a cercare bene attraverso le associazioni. Esatto, uh -huh. esatto, è una, una cosa importante, insomma. E a rivolgersi a loro, via. E tu invece, Gloria, visto che comunque anche il campo agrituristico può essere sostenuto dal piano di sviluppo sì, rurale, sì, eccetera, sì, sì. hai stiamo mai provato. stiamo aspettando quello nuovo. Ah, stai aspettando quello nuovo, sì, sì, Venti, sì. quello del 2014. No, sì, no, eh. abbiamo avuto accesso, effettivamente. No? Io devo anche ritenermi tutto sommato molto fortunata, nel senso che poi, appunto, come dicevo, noi abbiamo ristrutturato e nel 2005 abbiamo avuto accesso ai fondi. Bene. Mm, sì, sì, della comunità europea, ehm, appunto noi adesso appunto stiamo sviluppando il discorso del ristorante e anche della fattoria didattica perché ci piace l'idea di lavorare ah, con i ecco, bambini, ecco, ecco. tornando al discorso di prima c'è bisogno di... Cominciare già da piccoli a fargli toccare con mano. Eh, abbiamo visto un paio di esperienze in queste sì, puntate, sì, proprio sì. di altre eh, sì. agri nido oppure eh, sì, fattore sì. didattiche. Perché, è una grande soddisfazione perché i bambini ti seguono eh. e si lasciano coinvolgere in qualsiasi cosa, quindi è veramente bello. Vogliamo parlare in questa ultima parte? Chiedo a Gloria e Geni di rimanere con, con noi ehm, ancora di sostenibilità, in particolare di sostenibilità delle costruzioni. Siamo andati nel cuore di eh, Lucenze, eh, questo polo d'eccellenza, che fra l'altro si trova accanto anche alla nostra redazione accanto al polo tecnologico, eh, dove c'è un progetto importante che è stato promosso dalla Regione negli anni passati insieme all'Università di Firenze, un progetto che si chiama Abitare Mediterraneo. Scopriamolo insieme. Eh, ci troviamo nel cuore di Lucenze per parlare del eh, progetto Abitare Mediterraneo. Lucenze è uno dei partner principali di questo progetto e siamo in compagnia dell'architetto Rainer Winter che è collaboratore specialistico eh, proprio di Lucenze. Grazie architetto per questa intervista. Vogliamo spiegare ai nostri telespettatori che cos'è questo progetto Abitare Mediterraneo. Come già il nome lo evoca, Abitare Mediterraneo è rivolto al nostro contesto culturale e climatico, cioè il Mediterraneo, dove il caldo d'estate diventa un problema diciamo, importante. Non basta quindi in edilizia sostenibile ritenere che la coibentazione e l'isolamento siano gli unici elementi importanti, bisogna soprattutto nelle nostre latitudini contrastare il caldo con sistemi naturali e sostenibili. Eh, perché creare questo tipo di progetto? Come, come nasce? Il progetto nasce da un finanziamento della eh, Regione Toscana che spinge fortemente eh, un progetto di ricerca basato sulle eccellenze delle aziende toscane che sviluppano insieme alle università dei modelli che possono servire come esempi, come pilota, progetti pilota nel contrastare fenomeni di surriscaldamento piuttosto che eh, ponti termici, eh, strutture antisismiche, comunque con materiali sostenibili efficienti a livello energetico e che abbiano un forte valore aggiunto che è quello del comfort climatico. Ecco, qui nel cuore di Lucenze, l'ho definito all'inizio, c'è questa esposizione, voi fate delle visite guidate, fate dei corsi dove fate vedere a specialisti, a studenti, eccetera, queste nuove forme di costruzione. Allora, l'idea è toccare con mano, imparare facendo, vedere per capire. Questo vuol dire che gli studenti, i professionisti, i neolaureati vengono da noi e vedono quello che effettivamente si può fare in termini di innovazione, di applicabilità di nuovi materiali, nuovi prodotti in ambito dell'edilizia sostenibile. Eh, in questa trasmissione si chiama eh, La nostra terra eh, tutela e sviluppo. Perché l'edilizia sostenibile, oltre ad essere fonte di sviluppo, perché eh, chiaramente come diceva lei si parla di innovazione, di architettura innovativa, può essere anche fonte di tutela del nostro territorio? Noi dobbiamo ricominciare a ragionare l'edilizia a scala del territorio, giustamente, per risparmiare risorse e cercare in modo tale di attingere nuovamente a una filiera dell'edilizia che potrebbe potenzialmente essere anche locale, una filiera corta del costruire basata su materiali semplici, come vediamo qui ad esempio, che è il mattone porizzato che può essere prodotto a 20 km da qui utilizzando un materiale che di per, di, di per sé è un materiale locale eh, di eccellenza diciamo, nel bacino mediterraneo, rinnovabile naturale, utilizzandolo come capotto termico. Alla fine abbiamo un risultato a basso impatto ambientale con impronta CO2 bassissima. Un po' come succedeva una volta quando si costruivano le chiese proprio con le pietre del territorio locale? Esattamente. Oggi purtroppo abbiamo. La possibilità di importare da molto lontano materiali che poi inquinano non tanto come materiale, ma nel trasporto. Noi dobbiamo tornare a ragionare con cognizione di causa utilizzando le nostre risorse localmente. E questa trasmissione è vista non solamente dagli addetti al settore in particolare quello dello sviluppo rurale e dunque parliamo di imprenditori nel campo agricolo che magari vogliono costruire dei nuovi capannoni eh, delle nuove, e quindi puntano sull'edilizia sull eh, sostenibile e con risparmio energetico le persone le persone che ci stanno guardando perché dovrebbero scegliere per esempio una casa eh, costruita con certi eh, tipi di parametri piuttosto che un'altra in cui magari potrebbero anche risparmiare inizialmente qualcosa di più assolutamente ma L'innovazione sta anche nel presentare e proporre dei modelli nuovi, innovativi e eh, prestazionalmente parlando migliori. Io posso avere un'efficienza energetica maggiore ma ovviamente devo avere un valore aggiunto. Nel nostro caso noi proponiamo l'inerzia termica mm -hmm. che è un modo per contrastare il caldo d'estate e mitigare l'escursione termica. Faccio un esempio banalissimo, il nonno in campagna nella casa colonica apre le finestre la sera in, invita il fresco a invadere la casa. Questa casa se non ha supporto di massa non sa dove andare. Nelle case leggere di legno e basta non c'è abbastanza massa termica. Quindi io per assurdo nelle case moderne posso soffrire di più il caldo d'estate che nelle case vecchie. E lì l'innovazione nostra cerca di mettere insieme l'eccellenza del passato con quella del futuro. Interessante questa intervista, se ne volete sapere di più, parliamo di edilizia sostenibile, insomma, un argomento che riguarda tutti i cittadini, riguarda tutti gli imprenditori perché magari si trovano a costruire eh, nuove eh, infrastrutture, nuove strutture. Eh, vi do anche dei riferimenti: il riferimento è quello di Abitare Mediterraneo e di eh, Lucenze: c'è una mail che è info-lucenze.it, eh, poi il numero di telefono è 0583 49 36-16. Eh, vi ricordo che con me, eh, fra poco dobbiamo chiudere, ci sono Gloria Mantiero e Jenny Volpe, due imprenditrici che fanno parte del progetto eh, Donne in Campo eh, della CIA. A proposito di innovazione, in campo agrituristico dove può essere l'innovazione? Dove la stai perseguendo, Gloria? Eh, in questo momento proprio nel lavoro. Perché ah, sì, prima sì, infatti, sì, 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 questo progetto. Quello della fattoria didattica è un progetto che comunque, insomma, dopo che abbiamo eh, dato vita al ristorante, quindi insomma la, la possibilità di far da mangiare eh, su grande richiesta dei clienti. Poi, <ride> <ride> e, mm. Adesso sì, ci interessa tanto la fattoria didattica perché, come ti dicevo prima, lavorare e poi bisogna sensibilizzare fin da piccoli, perché altrimenti loro vogliono solo i videogiochi e gli iPad e quant'altro. Bueno, tornare un po' là. Ah, sì assolutamente sì, sì. E Jenny tu mi hai detto prima no, che volevi sbarcare un po' su, su internet e poi l'innovazione in campo florovivaistico può essere, ci può essere ancora secondo te? Sì, a sì? livello proprio su internet secondo me è un, è un mercato che si può affrontare e avere riscontro, dei buoni riscontri. via. Dimmi un'ultima cosa, eh, perché se ne parlava fuori onda, ma questa è, è curiosa, no? per gente come voi, per lavoratrici come voi, non, non c'è quasi mai festa? Eh? Praticamente no, <ride> no, si lavora quasi sette giorni su sette, il sacrificio è grande, però eh, devi lavorare con passione, purtroppo questo, questo lavoro qui è quello che ti spinge, la passione per, per la natura, per per il verde. Chissà, magari qualcuno l'abbiamo anche convinto nel corso speriamo. di queste cinque trasmissioni, speriamo. in questa trasmissione grazie, grazie a voi. Ringrazio di nuovo eh, Gloria Mantiero e Gianni Volpe due imprenditrici che ci hanno raccontato la loro storia, fatta di tanti successi, e anche qualche difficoltà ma mi sembra di capire, non si abbattono non si abbatteranno. Teniamo duro. Assolutamente, brava, brava. Eh, eh, termina qui questo primo ciclo di trasmissioni della nostra terra, speriamo ovviamente di potervi tenere compagnia di nuovo a partire da le prossime settimane eh, rimanete con noi, seguiteci su Noi TV per capire insomma, se ritorneremo a breve. Ringrazio tutti quelli che hanno eh, collaborato alla realizzazione di queste cinque puntate. Sono davvero tanti, non li voglio citare perché poi alla fine mi dimentico qualcuno. Ringrazio voi per averci seguito e vi do appuntamento alla prossima puntata della nostra terra. Buon proseguimento.